Quindi diciamo questa è la tecnologia più avanzata e che secondo me in futuro vedremo sempre di più, sì. Perché rispetto alla tecnologia che vi ho descritto poco fa stanca molto di meno gli occhi, perché comunque quel visore lì, per quanto non sia cieco come quello che avete visto poc'anzi, comunque utilizza due schermi LCD che stanno davanti all'occhio e che quindi hanno un'emissione, una luce emissiva che tende a stancare l'occhio. Quindi io personalmente più di mezz'ora non riesco ad usare quel tipo di visore, né in una modalità né nell'altra. Questo con questo, sì, con questo tranquillamente. Chiaramente c'è comunque un'innaturalità insita nel fatto che io vedo degli oggetti che hanno una luminosità diversa, ma è una cosa che razionalmente non percepiamo, ma che dopo un po' il cervello... Sì, sì. D'altra parte, dalla gestione del fuoco in poi, Homo sapiens è abituato a forme di innaturalità abbastanza pericolose. Assolutamente sì, assolutamente sì. Però diciamo che sicuramente con l'avanzare tecnologico troveranno modalità sempre più naturali di utilizzare questa tecnologia e sicuramente anche i costi, certo, si ridurranno. Fate conto che questo oggettino costa 3.800 euro. Ma quindi ci sono qualche aziende lo fanno? C'è solo una sola azienda o più aziende? No, ce ne sono più. Allora, in questo momento i tre player che si sono buttati su questo tipo di tecnologia di realtà mista sul visore sono Microsoft, che è quella che fa questo device, che è un po', diciamo, il top della tecnologia. C'è Meta, quindi Facebook per gli amici, e poi c'è il concorrente diretto di Facebook che è uscito proprio in questi giorni con un visore paragonabile a questo che si chiama Pico ed è di proprietà di TikTok. Cinesi. Cina versus Stati Uniti. Che costa meno, certo. E costa meno, anche se comunque, giusto per darvi un range, questo oggetto costa 1.800 euro, quello di Pico ne costa 800. Quindi è sicuramente più abbordabile, però comunque non è una spesa che uno dice ah sì, me ne compro un paio per giocare. Siamo ancora a livelli in cui sono tecnologie abbastanza un biglietto di teatro. E invece quell'altro, quello bianco? Questo bianco costa sui 400 euro, cioè la metà. Occlusivo. Diciamo che la differenza, in realtà anche questo è occlusivo tecnicamente, nel senso che a tutti gli effetti non sono trasparenti le lenti. Vedi attraverso la camera. Viene proiettato quello che viene letto dalla camera. Diciamo che però oltre a non, la differenza tra questo occlusivo e questo è occlusivo ma con realtà aumentata è che questo ha delle telecamere laterali che vengono usate per misurare la profondità, perché ovviamente non basta che io vi faccia vedere il vostro ambiente, ma devo avere un feedback tridimensionale di com'è l'ambiente intorno a me, perché sennò non so come posizionare l'oggetto rispetto all'utente. Allora, possiamo provarli magari in modo in ordine sparso, Martino? Lascio fare a Martino che è più abituato di me a fare le demo dei visori. Facciamo provare prima il Meta e poi il Oro. Potresti mettergli il Richard Stank Experience. Io voglio farlo io. Ah, è molto carino. Adesso vai, vi faremo vedere un'esperienza di realtà. Prima un'esperienza di realtà puramente virtuale, però molto carina, che si chiama Richard Plank Experience ed è un giochino nel quale ci si può con un ascensore salire in cima a un edificio e camminare su un'asse sospesa nel nulla. Quindi se soffrite di vertigini ve lo sconsiglio. Però se cadi cadi, cioè vedi proprio la sensazione di cadere. Infatti io di solito cosa faccio? La faccio provare, poi la persona sta provando, che ovviamente non mi vede perché sui visori, gli vado da dietro e lo spingo e lui cade. No, però è simpatico perché ti ha proprio la sensazione della caduta. ovviamente non è vero che lo faccio, però volendo si potrebbe fare. C'hai preparato prima. Sì, indeterminazione poetica è una delle sperimentazioni del progetto Spore della compagnia Percezioni. La cosa su cui riflettevo ieri mentre parlavamo con Andrea della questione del metaverso, no? Che è qualcosa che sfugge. Indeterminazioni si basa sui concetti principali di una meccanica quantistica, perciò è un po' un provare a concretizzare, tra virgolette, dei concetti, insomma, di meccanica quantistica in base a dei libri di Carlo Rovelli.
E tornando al metaverso c'è proprio questa, questo filo conduttore, no? Anche nella meccanica quantistica si dice che se pensi di averla veramente afferrata, significa che non l'hai capita, cioè se pensi che è tutto chiaro significa che non l'hai capita. Ah, noi lavoriamo proprio su questo, sul concetto proprio di creare un'altra modalità di percezione e di relazioni. In determinazione poetica non è uno spettacolo teatrale, io non faccio teatro, non lo faccio ormai da tanti anni, lavoro nell'intermedialità, perciò è uno spettacolo dove partendo da alcune concezioni appunto della meccanica quantistica e da alcune riflessioni sulla società contemporanea, su quello che sta accadendo in questo momento all'interno della società contemporanea, ogni artista nelle varie forme esprime ciò che sente riguardo a una determinata situazione che sta avvenendo in quel momento storico, in questa epoca storica. Perciò è uno spettacolo che accoglie musicisti, fotografi, attori, appunto realtà aumentata, metaverso, è un po' un calderone che accoglie anche non me lo permettono di fare perché non abbiamo un budget, ma io veramente accoglierei qualsiasi persona si avvicina e vuole dar voce. È uno spettacolo estremamente accogliente con tanti artisti, con tanti tipi di arte e con tante anche culture diverse all'interno, che utilizza da un po' di tempo e anche in questo caso il linguaggio poetico, perciò la struttura del testo è principalmente, quasi totalmente, una struttura poetica, perché crediamo che la poesia sia un linguaggio molto più attuale di quanto si pensi, in quanto ha la sintesi che oggi è necessaria in una società che non ha più di 5 minuti, 4 minuti di attenzione, e però dà la possibilità allo spettatore di interpretare, perciò non c'è un testo che vuole dire qualcosa in maniera determinata e definita, ma lo spettatore ha la possibilità di vedere in quel testo di alcuni scrittori, noi partiamo al Goethe Institute di Roma, debuttiamo lì con tre scrittori che sono Valerio Magrelli, Anja Kampmann, che è una scrittrice tedesca, e Eliana Lisciai, che è una scrittrice albanese, perciò i loro testi si andranno ad intersecare recitati da degli attori che però sembra che non compaiono mai, perciò saranno in scena, nel senso il palco sarà chiuso, gli artisti saranno totalmente in mezzo al pubblico e questi attori sembra che non compaiono mai se non a livello virtuale fino a poi insomma ad un finale dove loro si ribellano eccetera, perché un po' riallacciandomi al discorso di prima, io credo fermamente che le nuove tecnologie siano necessarie, ma forse è necessario ancora di più oggi riappropriarci dei rapporti umani, perciò comunque il pubblico è disposto uno accanto all'altro in maniera disordinata, perché in tutto questo insomma, un po' tutto questo delirio lo sto gestendo, nel senso va gestendo fino a un certo punto, tra la costruzione dello spettacolo, appunto c'è Flavia Mastrella che si occupa dell'habitat della, e non solo, nel senso che poi noi non abbiamo ruoli ben definiti, anch'io quando mi attaccano un po' questo ruolo di regista non lo sento, non sono una regista, diciamo che coordino un po' tutto quello che avviene tra i vari artisti,
tra le varie performance, che poi sono di solito tutti percorsi itineranti dove la gente continua a vedere performance e sperimentazioni, immagini, e si trova completamente avvolta in un ambiente di solito, insomma, noi ogni volta che andiamo, anche l'ultima volta che siamo andati all'Odintea, al Nordisk Laboratorio, hanno detto siete un po' come l'etera, mi ritrovo le vostre cose pure dentro i bagni, perché insomma tendiamo a occupare tutto lo spazio. E di questo, appunto, di questo grande calderone fanno parte, come dicevo, stiamo costruendo insieme a Flavia Mastrella, a Paola Favorino, Oriana Cardaci. Ci saranno delle interviste fatte ad un quartiere di Roma abbastanza sconosciuto che si chiama Bastoggi, e fatte da Flavia Mastrella e Antonio Rezza. Ci saranno noi musicisti straordinari, musicisti sperimentali come Ermanno Baron, Ludovica Manzo, Marco Bonini, Gino Maria Boschi e anche giovani artisti, giovani attori e non solo, danzatori, ci sarà con noi anche Ashai Lombardo-Aro, che è una danzatrice sudafricana straordinaria. E perciò sì, è un passaggio molto aperto, e per quanto, tornando sempre un po' alla meccanica quantistica, noi stiamo lavorando molto sulla questione del tempo, nel senso, è uno spettacolo che non si sa mai quanto dura, perché stiamo cercando di lavorare sulle energie dello spettatore. Perciò all'Odintea è durato, non so, 2 ore e 40, poi magari da un'altra parte, quando vediamo che l'attenzione scema, dura di meno, perciò non ha un tempo prestabilito proprio per la relatività temporale. E in tutto questo, appunto, stiamo costruendo insieme a Roberto Carraro, che adesso magari ne parlerà anche lui di questo incontro che ogni tanto maledice, però ci stiamo divertendo tanto. Allora, sì, diciamo che quella registrazione video che ha realizzato Flavia, che collabora attivamente già nel progetto della sperimentazione, e sono dei video fatti con questa camera. Questa è una camera in realtà a 360 gradi, non è una camera normale, è una camera che riprende l'ambiente in modo sferico. Questo è uno degli oggetti come questo che noi stiamo introducendo nel teatro, cioè stiamo facendo delle innesti tecnologici all'interno dell'esperienza del teatro. In questo caso Flavia, tra l'altro, ma può confermare, è molto presa da questo oggetto, cioè da questo nuovo strumento, perché effettivamente apre delle possibilità espressive che erano impossibili da realizzare prima. Abbiamo visto prima delle immagini estremamente particolari, in realtà realizzate con la sua testa, ma con una nuova tecnologia. Quello che faremo, e chiudo, poi a livello operativo a Roma, in marzo, ma che giorno è? Il 10 marzo. No. Siamo in corsa. Introdurremo il metaverso nel teatro. Quindi non è che il metaverso, attenzione, è un sostituto del teatro, no, si integra al teatro. Cioè, cosa succederà? Noi costruiremo un clone della sala del Goethe virtuale, ma estremamente folle, è molto più libero, è sostanzialmente un cosmo regolato dalle regole della meccanica quantistica, in cui i pianeti saranno gli habitat di Flavia. Qual è l'idea? Il pubblico avrà il suo smartphone, quindi in questo caso abbiamo una tecnologia che tutti abbiamo, poi magari lo proviamo alla fine di questa giornata, e a un certo punto un'attrice indosserà il visore. Sul grande schermo lei apparirà col suo avatar, tra l'altro a forma di gatto, citando un celebre aforisma della meccanica quantistica, e tutto il pubblico entrerà nel metaverso, cioè il pubblico in sala, tramite il suo smartphone, col suo avatar entrerà all'interno di questo mondo. Quindi praticamente il pubblico diventerà attore. Questo schema
radicalmente centrale nel teatro contemporaneo, cioè a Greg Barba mi ha fatto un elemento importante, cioè il superamento del palco, la centralità del pubblico e la commistione tra il pubblico e gli attori. Questo vuol fare quella realtà del quale credo che non ci sono molti precedenti, cioè noi non è che sostituiamo il teatro, al contrario, sperimentiamo nuove esperienze del teatro, in cui lo stesso ruolo del pubblico e dell'attore cambiano, introducendo nuove modalità, augurandoci, in realtà, e chiudo, di rendere queste forme teatrali un po' più inclusive, cercando di guardare anche le nuove generazioni, cercando quindi di portare dentro un nuovo pubblico, che chiaramente sugli smartphone è molto più abituato, però non è abituato a forme di cultura profonda. Noi dobbiamo introdurre nello smartphone forme di cultura profonda. E cosa c'è di meglio del teatro per far questo? Questa prima introduzione non ho molto altro da dire e lascerai invece la vera introduzione del progetto Scores a Federica Altieri. A percezione. Prima andava da giù. Magari se lo spezzettini questo non è. Ah, ecco così. Proviamo. Crolla tutto qua, però non è Adesso non fischia. Buonasera a tutti, io sono Federica Altieri e sono, diciamo, l'ideatrice del progetto Spore, ideatrice proprio nel vero senso della parola, nel senso che la mia è stata un'idea che poi però ho sviluppato insieme ad un collettivo di artisti e non solo. Spore, come veniamo qui dietro, l'abbiamo strutturato insieme ad Andrea Carraro. Le spore sono appunto due diversi prodotti di viventi, nel regno vegetale e dei funghi si tratta di cellule riproduttrici che germinano, producono un nuovo individuo, tra i batteri, che è quello che ci interessa di più. Invece si tratta di una fase vitale che serve alla sopravvivenza estrema, quella che stiamo vivendo noi nel mondo dell'arte, ho trovato subito questo parallelismo. In tutti e due i casi comunque sono in grado di disperdersi nell'ambiente per resistere a condizioni avverse e successivamente generare o rigenerare un individuo vitale e bla bla bla. E penso che ci sia un grande bisogno dal punto di vista dell'arte di una rigenerazione e di una riaffermazione. E Spore è un progetto che nasce proprio da un incontro tra diverse culture e diversi approcci. All'interno di questo progetto verranno fatte varie sperimentazioni, che io non chiamo spettacolo, ma appunto sperimentazioni, di quattro compagnie diverse: quella mia, quella di Eugenio Barba, quella di Antonio Rezzi e Flavia Mastrella e quella del Nordisk Laboratorio, rappresentato da Valerio Peroni e Alice Occhiale. Qui si accende la luce. E dovremmo fare un percorso di tutto l'intervento, spegnere e accendere la luce. E, diciamo che Spore è, oltre appunto a questa rigenerazione, è un po' una maniera di reinventarsi avvicinandosi alle nuove tecnologie. Questo progetto infatti viene fatto, ogni sperimentazione verrà seguita da Roberto Carraro, che potenzierà in maniera differente ogni sperimentazione. Perciò è un po' una riflessione antropologica su questo passaggio epocale che noi stiamo facendo dall'analogico al digitale,
E perciò se anche alcuni di noi all'inizio erano molto titubanti su questo digitale, a un certo punto abbiamo detto vabbè, non puoi stare in mano solo a chi sta in mano, perciò cerchiamo di prendere questo digitale e trasformiamolo a livello artistico, cerchiamo di giocarci, di creare dei messaggi che possono comunque arrivare a chi è interessato, a chi non, e soprattutto alle nuove generazioni, e creiamo qualcosa di particolarmente intenso, nel senso che quello su cui stiamo lavorando da tanti mesi ormai, perché questo progetto parte proprio in questi giorni con il kick-off, ma noi stiamo lavorando su questo progetto da più di un anno. La sfida era proprio di non costruire degli spettacoli abbinandoli a dei puri tecnicismi, ma proprio insieme alla parte tecnica, perciò come appunto citavo con Roberto Carraro, con Andrea Carraro, stiamo facendo un lavoro proprio profondo nella costruzione, cioè stiamo costruendo insieme le diverse sperimentazioni. E devo dire che stanno uscendo poi delle cose meravigliose, siamo molto, molto entusiasti, no? Di tutto quello che cominciamo a vedere, che si comincia a concretizzare. E le varie sperimentazioni poi ve le presenteremo man mano, e questo, logicamente questo progetto, come è stato introdotto, ha vinto il bando europeo di Europa Creativa, e perciò farà un po' il giro dell'Europa, partiremo dall'Italia, Francia, Danimarca, Albania e forse Germania. È sostenuto anche appunto dagli istituti di cultura dei vari paesi e dall'ambasciata tedesca e dai media tedeschi. Io a questo punto do la parola a Roberto, non mi voglio dilungare. A tutti, io saluto come il Comune Bresciano, noi ospitiamo questi signori che vengono da un altro mondo, letteralmente. Noi siamo, come bresciani, rappresentiamo un pochino l'aspetto tecnologico, no? Quindi, però mi sembra significativo che effettivamente nel 2023 Brescia vede la cultura, non parla solo della cultura del passato, ma parla della cultura del futuro, della fase germinale della cultura che è in atto, che si misura con le tecnologie del nuovo secolo, perché la realtà virtuale e la realtà aumentata, le tecnologie immersive, saranno determinanti nel definire le forme dell'arte che stanno arrivando. Fondamentale l'ibridazione con le forme esistenti. Quindi noi in qualche modo siamo un po' antropologi della tecnologia, ci misuriamo con questi nativi non digitali, ma analogici, e cerchiamo insieme a loro di capire come la cultura delle arti performative può generare insieme all'evoluzione della tecnologia una nuova cultura. Perché, insomma, se siamo capitali della cultura, dobbiamo parlare della cultura che si sta crescendo, sta nascendo, sta formandosi adesso e si formerà nei prossimi anni. Passo poi la parola a Andrea, che in qualche modo vi dirà due cose sulla tecnologia. Chiudo il discorso e passo la parola al rappresentante CNT. Nadia Rosato. Grazie. Porto i saluti del direttore Bandera, che oggi è rimasto a Milano per un impegno che non poteva essere rimandato, e il mio compito oggi è raccontarvi un po' dal punto di vista istituzionale come i teatri stanno arrivando alla sfida della ibridazione tra creatività, performatività e tutto quello che riguarda le nuove dimensioni del digitale, che sono ormai completamente parte integrante della nostra vita. Non sapremo più nemmeno ripensare i servizi fuori dal fatto che esista una dimensione digitale perfettamente integrata con tutte le nostre abitudini di vita. Sono anche la parte, secondo me, oggi che porta un po' meno poesia e creatività
vita all'interno di questo evento, ma che è anche, devo dire, necessaria, perché i teatri italiani hanno avuto alla fine del secolo scorso un grande investimento di riqualificazione che ha avuto il merito di strutturare le sale così come le abbiamo conosciute fino adesso. Nell'ambito delle politiche europee, la sollecitazione che abbiamo sempre avuto e su cui l'Italia ha fatto ogni anno a ogni programmazione delle puntuali osservazioni è stata quella di far crescere il pubblico o di offrire, quindi di entrare in una forma di intrattenimento di massa che onestamente il teatro italiano non poteva neanche offrire. E questo perché la forma delle arti performative all'estero conosce la presenza in spazi e con fondi che noi non abbiamo, perché il nostro teatro è anche un modo per preservare un patrimonio monumentale architettonico unico all'interno dell'Europa. Su questo abbiamo sempre fatto delle osservazioni assolutamente puntuali, e Brescia in questo senso è un emblema, perché noi abbiamo, parlo per il CTB in gestione, un teatro di derivazione addirittura 1400esca, che oggi è titolato a Milan Mezzadri e fa parte del complesso di Contrada Santa Chiara, che è rimasto chiuso dopo il Covid e che aveva bisogno di una fortissima risistemazione dal punto di vista infrastrutturale. Il teatro sociale, che invece arriva da una storia diversa, che è stato un teatro piegato a quella forma di intrattenimento che all'inizio secolo andava molto, che era l'operetta, la rivista e l'operetta. E poi durante l'anno della cultura attendiamo l'apertura invece di un nuovo teatro, di cui forse avete già visto o avete letto sui giornali, che è il nuovo teatro intitolato Borsoni, che prenderà il posto del vecchio sito industriale di Alchimia, un pezzettino del grandissimo sito industriale di Alchimia. Questi tre aspetti sono particolarmente emblematici del fatto che il teatro italiano abbia bisogno di tenere insieme un pezzo di storia che è patrimoniale e monumentale, e che dall'altra parte si rivolge alle arti performative ogni qualvolta deve riempire dei nuovi vuoti urbani, qualcosa che deve dare il via a processi di rigenerazione, ormai abbiamo anche imparato a conoscere questa parola. Per noi sono anche tre livelli diversi di infrastrutturazione digitale, che oltre a dare servizio agli artisti, che sono quelli che vedo un po' di più qua anche in sala, che sicuramente sono quelli interessati a capire come possono mettere la propria creatività in un'interazione, in una creazione diversa, più potente, aumentata dalla tecnologia, dall'altra parte ci servono anche per creare dei servizi molto diversi alla città. Il Borsoni, il nuovo teatro Borsoni, in questo senso è particolarmente emblematico, perché è partito all'interno di un enorme processo di rigenerazione urbana che ha scommesso sulla parte su cui nessuno in città voleva scommettere, che è l'area limitrofa all'ex CAF, una ferita ambientale che deriva dal nostro passato industriale, che è fuori da Brescia, non è particolarmente all'altezza. Bisogna di avere in mano un dispositivo, quindi con un visore, che però ha una caratteristica che io ritengo molto importante, e cioè che non mi estranea da quella che è la mia realtà. Perché, come dicevamo, è una realtà. Cioè, io posso anche vedere, esatto, io vedo la strada da cui sono, con l'aggiunta del mentre questo visore è cieco, vedete che non va avanti, quindi mi estranea dalla realtà, io ho visto, quindi mi definisce un perimetro aperto di sicurezza in cui non posso camminare. Questo come degli occhiali. È come degli occhiali trasparenti. Quindi quello non cade dal palco. Quello non cade dal palco. Quindi diciamo che però le due tecnologie. Le due tecnologie che hanno questi visori sono di due tipi diversi. Avevo una telecamera di fronte al mio visore, e quello che viene ripreso dalla telecamera viene proiettato sui due schermi che sono proiettati davanti agli occhi, quindi mi riproduce una ripresa in tempo reale su quello che sta attorno, sovrapponendoci l'oggetto che io ho aggiunto in realtà aumentata. L'altro, che è quello ancora più evoluto, è a tutti gli effetti un visore trasparente, quindi
non ho neanche la luce emessa dagli schermi dei miei occhi, il mio ambiente lo vedo in maniera naturale, ma questo visore ha una tecnologia per cui queste lenti intermedie, che sono semi trasparenti,